Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi vi porto la review di un giocatore sicuramente tra i più interessanti tra quelli usciti questa settimana, ovvero i TOTS Most Consistent, quelli votati dalla community. Parlo di Diego Farias nella sua versione COC. Inizio subito col dire che già la cosa che si nota subito è il cambio di posizione da ala destra a COC, cosa che lo rende sicuramente più interessante. L'altra differenza grossa è non dando l'overall che cambia solo di 2 punti, ma le statistiche in sé. Troviamo un più 3 velocità, più 5 dribbling, più 9 tiro, più 7 difesa, più 15 passaggio e più 14 fisico rispetto alla sua versione base, cosa che lo rendono sicuramente uno degli Argento più forti in game. Andandola ad analizzare nel dettaglio troviamo le seguenti statistiche. 92 velocità sulla carta che diventa 93 accelerazione e 92 velocità scatto. Qui sicuramente non c'è niente da dire, per un trequartista sono delle statistiche assolutamente stupende. Quando lo vedrete inserirsi, si inserirà ad una velocità assurda, quindi basterà un filtrante per servirlo bene e mandarlo in porta. Per quanto riguarda il dribbling, troviamo un 85 sulla carta che diventa un quasi osceno 96 di agilità, 97 equilibrio valore wow. Assolutamente non da argento, 64 riflessi, 82 controllo palle, 83 dribbling. Anche questi non sono dei valori che una carta argento, a mio avviso, dovrebbe avere. Passando al tiro, troviamo un 72 sulla carta che diventa un buon 80 posizionamento, un 75 finalizzazione che però purtroppo in game rende qualcosina in meno, 72 forza tiro, 64 tiri dalla distanza, anche questo valore abbastanza in veritiero, però questa volta in positivo perché ne entrano più tirando da fuori che tirando da dentro l'area di rigore, 68 tiri al volo e 58 per quanto riguarda i calci di rigore. Le statistiche difensive, come al solito, le salto visto che stiamo parlando sì di un centrocampista, ma di un centrocampista offensivo con alto basso di work rate, quindi non ci interessa più di tanto. L'unica che andiamo a guardare è il 71 precisione testa, che non è malaccio, nulla di eccezionale, ma poteva essere anche più basso, ecco. Per quanto riguarda il passaggio, troviamo un 75 sulla carta che diventa 71 visione, 81 cross, buono, 81 precisione punizione, anche qui un bel valore, 75 passaggi corti, 68 passaggi lunghi e 75 per quanto riguarda l'effetto. Qui purtroppo per quanto riguarda il passaggio non sono stato molto soddisfatto in game, diciamo. Perché da un trequartista mi aspetterei un minimo di passaggi in più, però alla fine è un argento e quindi ci può anche stare come cosa. Per quanto riguarda il fisico, la sua situazione è molto simile a quella di Promise, ovvero abbiamo due statistiche molto buone e due decisamente basse. Mi spiego, troviamo un 60 sulla carta che diventa un 92 elevazione, che è veramente qualcosa di bello, ma proprio bello, bello, bello. 91 stamina, non si commenta da sola, fino al 90esimo corre senza troppi problemi. E poi troviamo le due pecche, il 43 di forza fisica e il 52 di aggressività, che gli fanno scendere drasticamente il valore sulla carta per quanto riguarda il fisico. Prima di passare ai pro e ai contro, vi do qualche piccolo consiglio per utilizzarlo al meglio. Sicuramente è un giocatore che va usato nel 4-3-1-2. Lui COC è dietro tre centrocampisti che la sappiano passare bene, perché come ho detto prima, il passaggio è un suo difetto abbastanza grosso. E lo troverete soprattutto con quel work rate spesso più a fare l'attaccante inserendosi che altro. Quindi sicuramente serve dietro qualcuno che la sappia passare. L'altro piccolo consiglio che vi do riguarda lo stile Endesa, che sì, quest'anno contano abbastanza poco, però mettere quello giusto fa sempre quel minimo di differenza. Su Farias io consiglio di mettere cecchino, ovvero avere un più 3 sul tiro e sul dribbling, perché per quanto riguarda la velocità già è ottimissima. Il passaggio, anche mettendo qualcosa tipo catalizzatore per avere un più 3, sarebbe comunque discreto, quindi non ne vale la pena aumentarlo più di tanto. Mentre invece dare più 3 punti sia al tiro che al dribbling lo migliorano, lo rendono sicuramente più forte e più utile, visto che soprattutto in fase di tiro, come ho detto prima, in fase di finalizzazione, ne sbaglia parecchie. Per finire andiamo a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro assolutamente velocità, agilità, resistenza ed elevazione, che per un giocatore del genere quell'elevazione è stata una piacevole sorpresa. Per quanto riguarda i contro, troviamo finalizzazione, passaggi, forza fisica e aggressività. Come voto finale gli ho dato un 8, nonostante abbia abbastanza tanti difetti.
Perché, come ho detto all'inizio video, per essere un argento ha delle statistiche veramente, veramente belle. Ed è un giocatore che va provato. Il prezzo è un po' proibitivo perché nelle ultime ore sta abbastanza salendo. Quindi il consiglio che do io è quello di comprarlo appena esce la nuova squadra dei Tots, che sicuramente il prezzo si andrà ad abbassare. Con questo il video termina, vi ricordo di passare dai nostri social, di lasciare un like e di commentare facendoci sapere cosa ne pensate di questa review, delle altre review in generale e del giocatore trattato in questo video. Un saluto, ciao ciao!